Secondo libro dei Re, capitolo 5, dal versetto 8. Mentre leggiamo la Bibbia vogliamo pregare nel nostro cuore, perché Dio possa parlarci stasera. Ripeto, secondo libro dei Re, capitolo 5, dal versetto 8. A Dio la gloria. Quando Eliseo, l'uomo di Dio, udì che il re si era stracciato le vesti, gli mandò a dire: «Perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga pure da me e vedrà che c'è un profeta in Israele». Naaman dunque venne con i suoi carri, con i suoi cavalli e i suoi carri, e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Ed Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli: «Va, lavati 7 volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana e tu sarai puro». Ma Naaman si adirò e se ne andò dicendo: «Ecco, io pensavo, egli uscirà senza dubbio incontro a me, si fermerà là, invocherà il nome del Signore, del suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e guarirà il lebbroso. I fiumi di Damasco, l'Abana e il Parpar non sono forse migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei lavarmi in quelli ed essere guarito?» E, voltatosi, se ne andava infuriato. Ma i suoi servi si avvicinarono a lui e gli dissero: «Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, tu non l'avresti fatta? Quanto più ora che egli ti ha detto: lavati e sarai guarito?» Allora egli scese e si tuffò 7 volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio. E la sua carne tornò come la carne di un bambino. Egli era guarito. Possiamo dare gloria al Signore. Fratello Carlo, ti dispiace se lo spegni questo, perché non sto bene con la gola. Grazie. La storia è da tutti noi conosciuta, quella di questo grande uomo per mezzo del quale il Signore aveva reso vittoriosa la Siria. Si dice di Naaman che fosse un uomo forte e coraggioso. Le due cose camminano insieme. Signore, dacci grazie di essere forte e coraggioso. Sembra di risentire le parole che Dio disse a Giosuè. Vi ricordate? Solo sì, forte e coraggioso. Ne abbiamo bisogno stasera. E Naaman lo era. Ma quest'uomo era affetto da una malattia, la lebbra. E ogni volta che noi parliamo di Naaman lo ricordiamo come il lebbroso, come un uomo forte, coraggioso. Ogni volta che usciva per combattere riportava vittoria. Attraverso di lui la Siria era stata resa vittoriosa. E diciamo sempre che quest'uomo però aveva la lebbra, e diciamo che era affetto da questa malattia. In realtà non era l'unica malattia che Naaman aveva. Ne scopriremo un'altra stasera, di infermità spirituale che Naaman aveva e che probabilmente abbiamo anche noi stasera, ma Dio però è in mezzo a noi per guarirci. La Bibbia dice che quando Eliseo gli mandò il servitore a dire a Naaman quello che doveva fare per essere guarito, la Bibbia dice che Naaman si adirò e se ne andò, dicendo: «Ecco, io pensavo». Io pensavo. Io pensavo. È certamente una delle qualità dell'uomo rispetto alle altre creature viventi, oltre a quella del pensiero, c'è anche quella della parola. Noi vogliamo dare gloria a Dio perché il Signore ha voluto dare all'essere umano, agli uomini, l'abilità, la capacità del pensiero. Vogliamo dare gloria a Dio per questo. E anche della parola.
E noi vogliamo dare lode e gloria al Signore. Dio ha voluto dotarci della capacità di pensare, di riflettere, di meditare e poi di parlare. Io leggo nella Bibbia, e spero vi sia il vostro amen, Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo. Egli, sentite, ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità. Sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatto, nonostante l'uomo sia decaduto, peccatore, lontano da Dio, comunque ha in sé il pensiero dell'eternità. L'uomo ha la capacità, l'abilità di riflettere su ciò che c'è nel futuro, domani. Dunque questa abilità che Dio stesso ci ha donato, dobbiamo però fare attenzione, perché potrebbe diventare una trappola, un laccio, una gabbia che imprigiona la nostra mente e ci impedisce di vedere la gloria di Dio. Pensate, un dono di Dio, quale può essere il pensiero, potrebbe diventare, se non è assoggettato all'autorità di Cristo, il nostro pensiero stesso potrebbe diventare la nostra gabbia, tanto da impedirci di vedere la gloria del Signore. Stasera io vorrei parlarvi del potere del pensiero. Io pensavo che le cose dovevano andare in un certo modo. Io pensavo che le cose nella mia vita erano programmate nel modo giusto, ma il Signore, è come se dicesse Naaman, è venuto a rivoluzionare le mie cose. Io non ci sto capendo più niente. Io pensavo in un modo, ma Dio sta facendo in un altro modo. C'è qualcuno stasera che vuole dare gloria a Dio per questo? Aiutaci, Signore. Oh, noi molto spesso, come Israele, camminiamo secondo i nostri pensieri, agiamo ciascuno secondo la caparbietà del nostro cuore malvagio. Noi stasera vogliamo insieme pregare e dire al Signore: Signore, aiutaci a conoscere i tuoi pensieri e dacci grazia di comprendere i tuoi disegni per la nostra vita. Io pensavo, è come se Naaman dicesse: Signore, io la tua opera, il tuo agire in me, lo immaginavo diversamente. Signore, io ero convinto che certe cose dovevano andare in un certo modo. Signore, io ero quasi convinto. Signore, quasi quasi nelle cose che avevo programmato, io ci ho visto pure la tua mano. Signore, guarda che in certe cose io ho visto quasi quasi pure te. Signore, in certe situazioni, in certe vicende, Signore, io ero quasi convinto che c'era la tua mano. Io pensavo che fossero cose divine. La stessa cosa realizzò Giuda, vi ricordate? Quando scrisse la sua epistola: io volevo scrivervi sulla comune salvezza. Mi ero programmato di scrivervi sulla salvezza, ma mi sono trovato invece costretto a scrivervi a combattere strenuamente per la fede. E Giuda realizza come i suoi pensieri, seppur buoni, quasi quasi divini, in realtà sono stati cambiati dal Signore. Fratelli, io vorrei chiedervi stasera insieme a me di pregare tutti quanti insieme il Signore e di chiedere a Dio di darci lume, di darci la luce. Perché molto spesso noi facciamo passare i nostri pensieri per divini, ma in realtà di divino non hanno niente. Signore, noi vogliamo vedere la tua opera nella nostra vita. Io ero convinto che certe cose dovevano andare in un certo modo, che certi miei programmi mi sembravano così e quasi che ti piacessero, Signore, ma tu mi hai confuso. Io pensavo in un certo modo, Signore, e tu hai fatto in un altro modo. La stessa cosa capitò nella vita di Giuseppe, venduto dai fratelli. Lui pensava che si trovava in Egitto soltanto grazie all'odio dei suoi fratelli. Questo era il suo pensiero. Lui pensava di essere arrivato in Egitto perché la sua famiglia l'aveva rigettato, ma poi comprese più in là. Vi ricordate?
comprese che aveva pensato male e che Dio lo aveva voluto in Egitto per salvare la sua famiglia. Quanti credono che Dio ha un piano buono per noi e che ogni cosa coopera al bene per quanti amano e temono il Signore? C'è un canto che spesso stiamo cantando ultimamente, Romani 8:28, no? Signore, io non capivo certe situazioni, non le comprendevo, ma ora capisco che tu hai un piano prezioso per la nostra vita. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e si converta al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. E altrove leggo: oh, quanto sono grandi i tuoi pensieri, oh Dio, quanto è grande il loro insieme. Vogliamo dare gloria al Signore. Signore, io pensavo diversamente da te. Quante volte nella nostra vita io e voi abbiamo pensato diversamente dal Signore? Il mio pensiero ha combattuto il pensiero di Dio. La mia volontà e la tua volontà ha combattuto la volontà di Dio. Signore, io non lo avevo previsto, la morte di mio marito. Signore, io non avevo previsto la morte di mio figlio. Signore, non era nei miei pensieri il cancro o la malattia. Signore, io non l'avevo pensato il letto dell'ospedale. Signore, io non l'avevo mai pensato che mio marito o mia moglie si sarebbero trovati senza lavoro. Signore, non era nei miei pensieri. Io pensavo diversamente da te. Io pensavo che una volta salvato, la gioia non mi avrebbe mai colpito e che le prove non sarebbero mai entrate in casa nostra. Signore, io pensavo diversamente, ma oggi voglio dire che mi sbagliavo, Signore. Ho parlato, ma non lo capivo. Ora riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire il tuo disegno. Vogliamo dare gloria al Signore? Io pensavo, il mio pensiero è diverso dal tuo. Non solo, Naaman si adirò e se ne andò dicendo: io pensavo. Notate come molto spesso il nostro pensiero ci agita, o no? E il nostro modo di vedere ci agita. Anzi, voglio dirvi subito una cosa: facciamo molta attenzione, perché molto spesso il nostro pensiero diventa dottrina. Una versione della Bibbia dice: ma Naaman si adirò andandosene via dicendo: io credevo. Facciamo attenzione, perché alle volte il nostro modo di pensare diventa un credo, diventa un principio dottrinale. Io credo che Dio deve fare così. Io credo che quando Dio salva, Dio fa così. Io credo che quando Dio battezza, battezza in questo modo. E alle volte i nostri pensieri si ergono al di sopra del pensiero di Dio. Sapete cosa è successo al campeggio all'Emmanuel? Una cosa interessante. Il fratello Modugno mi diceva: preghiamo per questo giovane, perché sono 2 mesi che mi dice: voglio venire al campeggio per il battesimo nello Spirito Santo. E preghiamo per lui, perché fratello, una di queste sere Dio lo battezza con lo Spirito Santo. E devo dire che questo giovane era in prima linea, in prima fila, pregava il Signore, e cercava Dio, e stava lì a pregare, rispondeva ad ogni appello. Pensate che gli ultimi culti sono finiti alle 10:30. Dio ci ha grandemente visitati. Bene, noi pensavamo che Dio di lì a poco stava per battezzarlo con lo Spirito Santo. Noi pensavamo che di lì a poco la sua lingua si sarebbe sciolta. Ma io voglio dirvi che noi abbiamo pensato male e che il nostro pensiero non è il pensiero di Dio. Siamo rimasti sbalorditi come il Signore invece ha salvato un giovane, tutto tatuato, per la prima volta al campeggio. Dio lo ha salvato. Noi non avremmo mai puntato su di lui, ma Dio lo ha battezzato con lo Spirito Santo. Chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai pensato? Oh Signore, grazie, perché le tue vie non sono le nostre vie.
Io pensavo, Signore, tante volte il mio modo di pensare mi ha agitato, perché Signore, il tuo modo di fare io non lo capivo. E quante volte io e voi abbiamo fatto gli offesi col Signore? Vi è mai capitato? Io ho fatto la domanda per la scuola biblica e anziché partire il primo anno per la scuola biblica mi è arrivato la cartolina militare e siamo andati in militare. Ero offeso col Signore. Signore, ma come mai? Fratelli, il Signore fa le cose come Egli vuole. Dio è Dio, benedetto in eterno. Signore, noi ci fidiamo di Te. Quante volte anche noi ci siamo agitati trovandoci in situazioni avverse che non avevamo previsto o che erano contrarie ai nostri pensieri. Sentite che dice la Bibbia. Io so i pensieri che medito per voi. Pensieri di pace. I pensieri di Naaman lo agitarono. I pensieri di Dio producono pace. Pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire ed una speranza. Signore, io pensavo che egli uscirà, verrà senza dubbio incontro a me, agiterà la mano nella parte malata, poi invocherà il suo Dio e io sarò guarito. Perché, Signore, si fa così. Quanti tra noi vogliono dare gli ordini al Signore su cosa fare, su quando farlo e su come farlo? Naaman detta a Dio cosa deve fare. Ed è interessante notare invece una cosa, che al Signore non si può comandare. Egli fa ciò che vuole per la sua gloria. Signore, grazie. Dice la Bibbia in 2 Corinzi, capitolo 10, dal versetto 3, in realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti. Spero vi sia il vostro amen. Demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Signore, come disse Gesù, non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Si adirò. Io pensavo, quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma quando sono diventato adulto, ho smesso le cose da bambino. Tu ci credi che Dio sta tenendo sotto controllo la tua vita? Ci credi? Sì o no? Ci crediamo che nella nostra vita non si muove una foglia se non c'è il volere di Dio? Ci crediamo che Egli sta attuando dei programmi, dei progetti per noi? Sì o no? E allora smettiamola di dire: io pensavo che in quella situazione avversa non dovevo, Signore, io pensavo che non meritavo quella situazione, Signore, io pensavo che tu dovevi fare in un certo modo, Signore, io pensavo, io organizzavo, io progettavo, io facevo, io dicevo. Signore, stasera sia fatta la tua volontà nella nostra vita. Io pensavo, questo è il pensiero di Naaman, che Dio avesse fatto una certa cosa, ma Dio ne fa un'altra. Stasera vogliamo insieme pregare il Signore perché nella nostra vita ci sia la sua volontà. Chiniamo il capo. Gloria al Signore. Facciamo attenzione ai nostri pensieri. Pensare è umano. Pensare è cristiano. È giusto pensare, riflettere, meditare. Ma facciamo attenzione che il nostro modo di pensare non diventi precetto, non diventi dottrina, non diventi un lineamento dottrinale, un punto cardine della nostra esistenza. No, no. No, Signore. No, i miei pensieri.
i tuoi nella mia vita. No, 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 Signore, i miei programmi, i tuoi, Signore. Non i miei schemi, i tuoi, Signore. Io pensavo in un certo modo, ma tu, Signore, pensi in un altro modo. Signore, io mi sono agitato per il tuo modo di pensare, che era contrario al mio, ma tu mi hai invitato invece ad accettare i tuoi pensieri, pensieri di pace che non mettono agitazione, piuttosto infondono pace e calma. Io pensavo, Signore, che tu avresti fatto questo, questo e quest'altro, invece non l'hai fatto. Signore, grazie, perché io pensavo di fare certe cose e tu non me le hai fatte fare. Grazie, Signore. Non il mio pensiero, ma il tuo, Signore. Quanti stasera vogliono insieme a me dire al Signore: Signore, non la mia volontà, ma la tua si adempia nella mia vita. Signore, che io non mi agiti contro il tuo pensiero. Signore, che io non contraddica la tua volontà. Tutto ciò che tu fai è perfetto. Fratelli, tutto ciò che Dio fa è perfetto. Tutto ciò che sta accadendo nella tua casa è volontà del Signore. Chi tocca a noi tocca la pupilla degli occhi del Signore. Egli ha un progetto benevolo per noi. Fidiamoci del Signore. Tutto ciò che sta accadendo nella tua vita è controllato dal Signore. Non lo stai capendo, ti stai agitando, vorresti tornartene indietro, pensi che non valga la pena tuffarti 7 volte nel Giordano, è una cosa strana. È strano fidarsi del Signore. Per l'uomo è strano fidarsi di Dio, ma noi abbiamo capito e realizzato nella nostra vita che è buono fidarsi del Signore. E se Egli ci ha detto che dobbiamo tuffarci 7 volte, noi ci tufferemo 7 volte. Se Egli ci ha detto che bisogna andare 7 volte per andare a vedere la pioggia che arrivi, come fece il servo di Elia, noi andremo 7 volte. Se il Signore ha detto che per sconfiggere e conquistare Gerico bisogna circondarla una volta al giorno per 7 giorni, noi lo faremo. È strano, non lo capiamo, ma la volontà del Signore è buona per noi. Qualcuno di voi che ringrazia il Signore per i suoi pensieri e per la sua volontà. Gloria.